Oh, eccoci ancora una volta, questa volta per l'ultimo appuntamento della Kermesse di Galassica online. È il momento dedicato ai libri. In questo Galassica abbiamo avuto ben cinque recensioni, tutte a cura del nostro carissimo Matteo Massicci, che ringrazierò anche dopo. Questo è, dicevamo, l'ultimo degli appuntamenti. Parliamo di libri con il professor Gabriele Ghisellini, che è davvero un onore ospitare a Galassica. Tutte le info invece su quelle che saranno le attività in presenza per domani, che è il giorno di chiusura, ricordiamo anche il giorno di chiusura della settimana dello spazio, quindi World Space Week, le darò in seguito, in chiusura dell'evento. Non voglio perdere tempo, ringrazio come sempre l'Unicam che ci accoglie, oltre a fornirci la piattaforma, insomma ci dà sostegno in ogni momento e insomma, ci carica di entusiasmo. Matteo, ti lascio volentieri la parola e poi ci sentiamo, io rientro dopo. Grazie mille, Molisella. Quindi eccoci qui. Benvenuti o bentornati a Galassica. Un caloroso saluto a tutti gli amici che ci seguono su Facebook. Io mi chiamo Matteo Massicci, come ha ricordato Molisella, sono il moderatore di questo spazio del festival dedicato alla presentazione di libri di divulgazione astronomica e astrofisica e all'incontro con i loro autori. Giunto purtroppo al suo ultimo appuntamento. Ricordiamo però, come ha ricordato anche Molisella, che Galassica proseguirà fino a domani. Vi invito quindi a consultare il programma sul nostro sito per godervi al meglio gli ultimi giorni, anzi l'ultimo giorno. Per chi si fosse perso i nostri primi incontri, lunedì abbiamo parlato con Tullia Sbarrato, una delle autrici del testo per ragazzi apri gli occhi al cielo. Martedì abbiamo invece esplorato gli asteroidi con Aitan Fartade. Mercoledì 7 abbiamo affrontato il tema dell'inquinamento luminoso con la professoressa Patrizia Caraveo, mentre ieri abbiamo discusso di ultimi orizzonti della cosmologia con il professor Ahmed Albalbi. Un parterre davvero prestigioso di ospiti che oggi, ultimo ma non per importanza, si arricchirà di una voce estremamente autorevole del panorama scientifico italiano. Vi ricordo comunque che potrete recuperare o rivedere i video dei due incontri sulla pagina scusate, Facebook del Festival o sul canale YouTube dell'Università di Camerino, Video Unicam. Ma prima di presentare il libro protagonista di questa diretta e il suo autore, devo fare come sempre alcuni doverosi ringraziamenti. Mi allaccio a quanto già detto. Grazie a Molisella Lattanzi, Veronica Argentati e tutta l'associazione Nemesis Planetarium per aver reso possibile, e nonostante le circostanze che ancora incombono su questo 2020, dare vita anche quest'anno a Galassica. Un momento di riflessione sulle tematiche legate allo spazio, che è già diventato un appuntamento fisso, del territorio a cui anche io appartengo, ovvero le Marche. Grazie inoltre all'Università di Camerino, che ancora Molisella prima ha ricordato, quest'anno supporta Galassica e ci ospita in questo spazio virtuale, rendendo possibile raggiungere sia voi che i nostri ospiti. Bene, ora bando alle presentazioni, agli indugi, andiamo a presentare i protagonisti di questa diretta. Esattamente per quanto successo ieri, posso permettermi di offrirvi un'anticipazione degli argomenti che verranno affrontati per mezzo di una notizia che ci ha accompagnato nel corso di questi giorni, ovvero l'assegnazione al premio Nobel per la fisica assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andre Goetz per gli studi e le scoperte relative ai buchi neri, e a cui è dedicato un capitolo appunto all'interno del libro di cui discuteremo oggi, che vado presto a introdurre. Oggi parleremo di Astrofisica per curiosi, breve storia dell'universo, questo libro che vi faccio vedere. Eccolo qui. Pubblicato per la collana microscopico EPRI nel 2019. Ne parleremo con il suo autore, ovviamente, a cui do il benvenuto, vedete già collegato con noi, Gabriele Ghisellini. Grazie, professor Ghisellini, con cui abbiamo deciso di darci del tu, quindi grazie a Gabriele per aver accettato il nostro invito di essere qui con noi oggi. Grazie a voi per avermi invitato, onorato. Una breve bio, Gabriele, se mi permetti. Gabriele Ghisellini è dirigente di ricerca all'INAF Osservatorio Astronomico di Brera Merate, docente di astrofisica generale all'Università Bicocca di Milano, autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste internazionali. Gabriele Ghisellini si occupa inoltre di divulgazione scientifica, di cui il suo ultimo lavoro, appunto, è Astrofisica per curiosi. Detto questo, torniamo prima di discutere del tuo libro, Gabriele. Dicevo, torniamo a parlare dello studio dei buchi neri, a cui è stato assegnato l'ultimo Nobel per la fisica qualche giorno fa.
un settore che, come abbiamo ascoltato, ha molto a che fare con, anzi, è strettamente legato con il tuo ambito di ricerca e le tematiche del tuo libro. Prima di parlare quindi dei motivi che ti hanno spinto a scrivere il testo e alla sua genesi, ti chiederei anche a te, come è stato fatto nel corso dei precedenti incontri, un commento sul Nobel alla fisica assegnato quest'anno, un tuo commento, ovvero cosa hai pensato, te lo aspettavi, sei stato contento? Sicuramente sono stato contento e quello che ho pensato è che sono anni d'oro per l'astrofisica e per l'astrofisica delle alte energie in particolare. D'altra parte, però, dopo la foto del secolo, cioè la prima foto di un buco nero fatta pubblica l'anno scorso, ebbene, insomma, il Nobel dato per i buchi neri ci sta. L'unico rammarico è che Stephen Hawking è morto prima di poterlo ricevere, perché sicuramente insieme a Penrose, con cui ha collaborato per tanto tempo, avrebbe meritato e l'avrebbe sicuramente ricevuto questa volta. Il Nobel è stato dato a tre persone, però la metà dell'ammontare del Nobel, che ricordo non è una nocciolina, sono 1.100.000 circa euro. Va a Roger Penrose per la parte teorica, per i suoi studi teorici sui buchi neri, i suoi famosi teoremi sul fatto che quando si forma un buco nero è proprio vero che la materia va a concentrarsi in una regione di spazio piccolissima che viene chiamata singolarità. E da queste premesse Stephen Hawking aveva esteso questi pensieri, questo teorema, addirittura al Big Bang. Quindi anche per il Big Bang c'è un teorema analogo che dice che il Big Bang è nato da un punto, da proprio una singolarità. L'altra parte, l'altra metà del Nobel è stata assegnata invece a un uomo, Goetze, e a una donna, Andrea Goetze, quindi la quarta donna che prende, credo, il Nobel per la fisica, per i loro studi osservativi soprattutto, riguardo al buco nero nostro, della nostra galassia, che risiede nel centro della nostra galassia, un buco nero di taglia, insomma, non tanto grande, 4 milioni di masse solari, che insomma, per essere, che noi potrebbe spaventare, sembrare un mostro, però 4 milioni di masse solari ormai si danno chiunque, capito? Nel centro della galassia ci sono dei buchi Non si neri arriverà molto più. più grandi. Quello che è stato fotografato, che è al centro di una galassia che si chiama M87, è 6 miliardi e mezzo di masse solari, quindi è 1500 volte più grande, quindi ed è stato visto. E quindi sono contento, questi sono anni d'oro per noi. E niente, quindi speriamo che si continui la tradizione e secondo me, adesso non voglio fare una predizione che sarà smentita subito dopo, però se Mars 2022, la sonda che andrà su Marte tra poco, tra 2 anni, che però ha perso l'appuntamento quest'anno, quindi bisogna aspettare che si avvicina, eccetera, che ha a bordo un trapano che può perforare la superficie ed arrivare fino a 2 metri di profondità, se questo trapano trova segni di vita su Marte, beh, è un altro Nobel. Quindi sono veramente anni. Poi c'è la fosfina su Venere, cioè sono anni effervescenti, assolutamente. Sembra di essere tornati agli anni tra il 60 e il 70, quando c'è stata una concentrazione di nuove scoperte incredibile. Si sono scoperto la radiazione di fondo, i quasar, le pulsar, i buchi neri, il Cygnus X-1, insomma, è bello, sono anni belli. Bene, Bene, grazie grazie per aver per condiviso condiviso con con noi noi queste tue queste tue impressioni. impressioni. Adesso però Adesso concentriamoci concentriamoci sul libro. sul tuo libro. Nell'introduzione, oltre a chiarire quanto sia stupida, ti faccia arrabbiare la purtroppo comune vulgata secondo cui l'astrofisica non ha nessun tipo di utilità pratica, vabbè, ma questo forse riusciamo, avremo tempo, ne parleremo poi, affermi che la meraviglia derivante dall'osservazione del cielo, di cui riesce a godere un astrofisico, è più intensa di quella di chi non abbia mai studiato il cielo, perché è frutto di maggiore comprensione. Un'idea che mi sembra davvero meravigliosa e molto filosofica, è un invito a sapere che porta a un piacere quasi catastematico, come direbbe il Big Bang, un piacere intellettuale costante.
in questo caso appunto nei confronti delle meraviglie dell'universo. La mia prima domanda che vorrei rivolgerti è proprio questa, cioè nel senso, sono questi i motivi che ti hanno spinto a scrivere il libro, quindi spingere a chi legge poi il tuo testo a una maggiore consapevolezza e a migliorare la propria capacità di osservare il cielo? Ce ne sono altre? Comunque, qual è stata la genesi? Beh, direi che quello che scrivo nell'introduzione è stato un po' preso da una famosa intervista di Richard Feynman, dove anche lui si ribellava all'idea che probabilmente riceveva dagli altri, e l'idea è quella: ah, ma che tu fai i conti, no? Quando guardi un fenomeno naturale non te lo godi appieno, perché sei lì che strolichi con la tua testa che cosa sta succedendo, eccetera. E Feynman ribatteva: ma neanche per sogno, io non è che perdo il piacere di guardare un tramonto se penso ai fotoni che ci mettono 8 minuti e mezzo per andare dal sole a noi, no? Non è che perdo il piacere di vedere i colori di un fiore, no? E mi perdo sulla frequenza dei fotoni, eccetera. Anzi, io aggiungo piacere, no? Aggiungo piacere e anche conoscenza, perché penso subito: ah, ma allora gli insetti vedono i colori, perché i colori dei fiori sono fatti apposta per attirare gli insetti per l'impollinazione tramite l'evoluzione. Quindi è sempre un aggiungere. Devo dire però che è vero che c'è una fase intermedia in cui c'è sì il piacere di vedere il tramonto, eccetera, ma per studiare si fa fatica, no? E se la gente si ferma al far fatica, beh, certo, no? Che ha delle impressioni negative se invece di godere di quello che vede si mette a pensare. Ma c'è un altro livello in cui, quando si è fatta fatica finalmente e si capisce, sicuramente ci si sente più intimi con la natura. Ed è questa intimità che deriva dalla conoscenza che fa nascere proprio un piacere. Questo piacere poi sono scariche di endorfine, eh? Cioè, quando a me sembra di avere un'idea buona, indipendentemente se poi si rivelerà buona o no dopo i test, eccetera, a me viene la pelle d'oca sul braccio, eh? Infatti dico: guarda, c'è la pelle d'oca certificata, cioè, non è che sia vera, è un'idea degna di essere pensata, no? Investigata. Questa è la prima cosa, il piacere del sapere, della scoperta, della conoscenza, eccetera, che si aggiunge, non toglie, si aggiunge a guardare Van Gogh, un quadro di Van Gogh ed essere colpiti e dire: oh, che bello, no? Dall'altra parte però questo piacere è contagioso, l'ho scoperto, e quando si riesce a trasmettere questo piacere alle altre persone, si riceve una gratificazione grande, perché si vede, ci si accorge che insomma anche gli altri sentono piacere quando sentono delle cose e le capiscono, no? E quindi fare divulgazione in tutti i modi, con tutte le possibilità, adesso si è aggiunto anche questo che stiamo usando adesso, no? Via web, eccetera, è da una parte gratificante, dall'altra lo sento come imperativo categorico, come cioè io sono pagato dallo Stato per fare questo mestiere, che mi piace molto, lo faccio con piacere, ne trago divertimento e così via. Però, voglio dire, de devo fare in modo che lo Stato mi paghi, lo Stato siamo noi, cioè io devo dare indietro, no, qualcosa che io ho raggiunto a chi mi finanzia, a chi mi paga lo stipendio, che sono tutti. Quindi lo sento proprio come un dovere morale. Però mi diverto, Si vede, quindi mi perfetto. piace. Visto che hai tirato in ballo la storia, allora guarda, mettiamola, facciamo. Io la tenevo per la fine questa domanda, la volevo tenere. Ma visto che hai tirato in ballo un po' la storia, che comunque il tuo lavoro, come la maggior parte dei ricercatori, non solo nel tuo ambito, ma diciamo tutti gli altri ricercatori, vengono pagati dallo Stato, quindi la ricerca pubblica è per la maggior parte pagata dallo Stato. E come dicevo prima, tu nell'introduzione sempre dici: ma io mi altero parecchio quando sento dire che l'astrofisica, l'astronomia non hanno ricadute, non servono a nulla.
Parliamo di questo, perché poi nel tuo libro, tra parentesi, parli un po' di tecnologia, anche se questa tecnologia è sempre rivolta all'osservazione, allo studio del cielo, comunque parli di tecnologia, sono tecnologie davvero importanti che hanno una ricaduta. Ce ne vuoi parlare un pochettino anche dal tuo punto di vista, fornirci per favore? Sì, come dico anche nel libro, sgombriamo il campo dagli equivoci. Tutta questa ricerca, anche teorica, eccetera, le ricadute tecnologiche le ha molto forti, molto importanti, solo che arrivano magari subito, ma magari dopo 30 anni. Adesso noi, tutti noi, con il telefonino usiamo Google Maps o comunque un navigatore satellitare. Il navigatore satellitare funziona perché ci sono almeno quattro satelliti che sentono il segnale che il telefonino manda loro, registrano il tempo di ricezione di questi segnali e tramite la differenza dei tempi di arrivo riescono a triangolare e quindi ricavare la nostra posizione. Quindi è basato sull'esatta registrazione del tempo di arrivo. Ora, siccome il tempo sulla Terra, sulla superficie della Terra, scorre in maniera leggermente diversa da quanto scorre dove sono i satelliti, e questo è dovuto alla relatività generale, bisogna correggere, perché altrimenti si sbaglia l'errore cumulativo di qualche centinaio di metri al giorno. Cioè, quando il telefonino dice svolta a destra, si incoccia dentro il muro, capito? Quindi, se non si tiene conto di questi effetti, non si potrebbe costruire un navigatore funzionante. Per dire l'applicazione tecnologica che è arrivata giusto 90 anni dopo circa la stesura della 90 anni no, facciamo 80 anni dopo l'idea della relatività generale di Einstein. Ma va bene, l'applicazione tecnologica quindi c'è. No? Nel mio osservatorio si fanno gli specchi che riescono a riflettere i raggi X e questi sono in futuro, cioè sono delle promesse per fare delle radiografie usando una minor dose di radiazione perché si riescono a focalizzare di più e quindi avranno una importanza anche medica forse. Uno degli astrofisici che non è morto povero, ma benestante, è stato Riccardo Giacconi, anche lui premio Nobel. Lui è stato il papà della scoperta dell'applicazione dei raggi X all'astronomia. Ma ha Di fatto cui anche un parli premio. nel tuo libro. Come? Di cui parli nel tuo Sì, libro, volevo ricordare a chi ci sta ascoltando. ma ha fatto anche un brevetto per le macchine che si usano all'aeroporto. No? Che usando i raggi X riescono, quando si passa per la security, no? Si mette la valigia dentro questa cosa che riesce a vedere cosa c'è dentro. Ecco, uno dei brevetti l'ha fatto lui. Ed era anche lui un astrofisico, no? E quindi ha usato queste scoperte nuove, queste applicazioni, e lui è riuscito a tradurre in tecnologia in un tempo molto ridotto, quindi, no? Ma non è sempre così. Ma non è per questo che si fa scienza. Sgombriamo il campo da questo equivoco. Un ricercatore, soprattutto se fa ricerca di base, non lo fa sperando di fare il brevetto, di fare soldi, di essere utile immediatamente alla società o no. Lo fa perché arrivare a conoscere, arrivare ad avere un'idea che nessuno altro ha mai avuto, genera piacere. Piacere puro, cioè piacere, andare in vacanza, è un piacere fisico, capito? Quando Einstein ha finito la relatività ristretta, è stato letto 2 settimane perché era esausto. Quando ha finito la relatività generale, che era in competizione con David Hilbert, che gli soffiava sul collo, e che quasi arrivava prima, aveva una gioia estrema. Quando Eddington gli ha detto che la luce delle stelle veniva veramente deviata dal sole nella maniera che lui prevedeva, questa è una gioia infinita, capito? È un orgasmo che dura 15 giorni, è una cosa che noi mortali, perché adesso sto parlando di 3-4 persone al secolo che arrivano a queste Sì. ricerche, ma noi mortali no, non abbiamo idea. Abbiamo in sedicesimi la soddisfazione, per esempio, di
quando leggiamo, quando studiamo, quando andiamo a scuola, studiamo, no? Ci applichiamo, guardiamo una formula su un libro, cerchiamo di capirla, non la capiamo, non la capiamo, però ci sforziamo e ad un certo punto abbiamo la scintilla, abbiamo la porta di per capire. E beh, questa è una grande soddisfazione, no? Questo è piacere. E il piacere è un valore, il piacere intellettuale è un valore, non è una cosa a lato, è una cosa bella per cui vivere. I soldi cosa servono? Servono a vivere meglio e trovare piacere dall'andare in vacanza, no? Ma anche scoprendo le cose c'è piacere, è lo stesso tipo di piacere, eh? Gratis in termini di soldi, ma ci vuole un po' di costanza e bravura, magari, ma la bravura viene anche, insomma, no? Mettendoci l'anima, ecco. Grazie Gabriele. Beh, avrete capito, perché mi riferisco a chi ci sta seguendo, che la passione di Gabriele e il piacere per la scoperta sono presenti in questo libro, sono la traccia costante di questo libro, che però fissa i punti chiave di quella che è, diciamo, di quelle che sono le conoscenze astronomiche oggi, e delinea anche il quadro di quello che sarà un po' il futuro, di quello che vorremmo, che ancora manca da capire. Alla luce di questo, e anche ricollegandoci un po' in qualche modo alla questione tecnologie e alla questione appunto del premio Nobel, diciamo, il premio Nobel ha dimostrato in qualche modo che le tecnologie sono abbastanza mature per fare scoperte importanti. Adesso, ieri Balbi diceva che a lui non piace la parola rivoluzione in un determinato ambito del sapere, ma comunque diciamo che la foto del buco nero scattata dall'Event Horizon Telescope, insomma, ha avuto un certo impatto, insomma, si può considerare una scoperta Sai da dove viene fondamentale. la parola rivoluzione? Prego, prego. Poi La finisco la parola domanda. rivoluzione viene dal titolo del libro di Copernico, De Revolutionibus, no? Che per primo dice che è il Sole ad essere al centro del sistema solare, eccetera. E la rivoluzione è quella cosa che fanno i pianeti lungo la loro orbita. Quindi girano e tornano allo stesso punto. Dopo Quindi l'accezione è diventata quella di cambiare, no? Forse perché proprio Copernico ha rotto con il passato, introducendo la rivoluzione, no? Della Terra intorno al Sole. Quindi vabbè, è la allora in rivoluzione questo più ambito grande ci sul possiamo permettere di utilizzarlo come termine. Va Ecco, bene. io penso che non è stata tanto una rivoluzione, quella della foto del secolo, scientifica, perché è stata una grande conferma. Però la scienza ha bisogno di conferma, tutti i minuti, quindi continuamente uno deve testare le teorie, eccetera. La foto del buco nero però giunge direttamente sulla strada emotiva al cuore e alla mente nostra, soprattutto per chi ha studiato i buchi neri per 30 anni, vedersi la foto del buco nero, insomma, uno quasi si mette a piangere, capito? È una cosa emotiva però, è una cosa, ma guarda, avevamo ragione, Einstein è vero, l'ha descritta così, è proprio come ci aspettavamo, ma è vero, eccolo lì, capito? Pure, essendo nero, siccome c'è lo sfondo, no? Luminoso, riusciamo proprio a vederlo. C'è Anche stato. se immagino che ormai vi sarete stufati di dare ragione a Einstein. Ma quello è colpa dei giornali, perché ogni volta che no, succede qualcosa, Einstein aveva ragione, oppure no, un'altra conferma della teoria di Einstein e così via. Comunque, Einstein, no, e la sua relatività generale non è la teoria più testata, è la meccanica quantistica che è la più testata, e la meno Certo. compresa, e la meno capita. Allora, fammi finire la mia domanda di prima, che in Scusa, qualche ti ho modo ha a che interrotto. fare. No, ma che? Ma ci mancherebbe, hai fatto benissimo. Dicevo, alla luce di queste grandi conferme e anche scoperte degli ultimi anni, che comunque sono state possibili grazie a un'evoluzione tecnologica importante, tu fai riferimento nel libro anche a missioni e a progetti futuri che cercheranno di spingere oltre la nostra possibilità di conoscere, di capire, di osservare. Ho visto un bel riferimento alla missione LISA, magari se vuoi poi ne puoi parlare. Quello che ti chiedo è: la tecnologia è abbastanza matura per
nei prossimi anni scoprire quello che manca ancora da sapere, quelli che sono i misteri che ancora Ma sai, mancano alla c'è. comprensione dell'evoluzione del cosmo. Beh, c'è però un effetto combaciante, cioè tu raggiungi un certo grado di conoscenza perché hai avuto anche degli strumenti, quindi la tecnologia, per scoprire delle cose, magari le hai capite, no? E allora fai un passettino avanti e cerchi di progettare gli strumenti, no? Per fare un altro passo avanti. Quindi sono cose che vanno un pochino più Concatenare. al passo. Ogni tanto però nasce un genio, Einstein, Bohr, no? Che se ne frega di dove è arrivata la tecnologia in quel momento. Va oltre, ma nasce appunto uno o due al secolo, capito? E non è un comune mortale. In generale, no? Per esempio, adesso con LIGO e Virgo abbiamo avuto la tecnologia. Vuoi spiegare, scusami, per chi ci segue cosa sono E LIGO e Virgo, mi LIGO e Virgo dispiace. sono le due antenne gravitazionali. E voglio qui sottolineare che ci sono due antenne per detettare le onde gravitazionali in America, ai due lati degli Stati Uniti. Ma la terza è vicino a Cascina, è italiana, a dimostrazione di un'eccellenza incredibile della fisica italiana. Il sistema per diminuire il rumore tremendo, queste antenne sono capaci di sentire un camion a 200 km per le vibrazioni della Terra, capito? Quindi bisogna escludere questo segnale perché è soltanto rumore. Beh, il sistema che riesce a ridurre il rumore, l'ha fatto un italiano che purtroppo è morto 2 mesi dopo la rivelazione delle prime onde, e quindi non ha potuto neanche prendere il Nobel e così via, però l'avrebbe meritato. Quello che voglio dire, en passant, che tra parentesi è, poi la fisica italiana è forte, non solo l'astrofisica, Non la dimentichiamocelo. tecnologia è. Per rivelare le onde gravitazionali bisogna misurare la distanza tra due bandierine, no? Con quale precisione? Le bandierine in realtà sono due specchi, ma insomma, no? Con quale precisione? Con la precisione di un millesimo della dimensione di un protone. Questa è fantascienza quasi, no? Non ci si crede, ma come hanno fatto a farlo? Eppure ci riescono. Questo è un virgolaio. E siamo arrivati a poter, attraverso queste antenne, che sono lunghe 4 km, rivelare le prime onde gravitazionali dovute sia alla fusione di buchi neri dalla massa 50, 100, 10 a 100 masse solari, sia la fusione di due stelle di neutroni. Ci manca però di detettare la fusione dei buchi neri grandi, quelli che stanno nel centro delle galassie. E per questo bisogna allungare le antenne. Sono onde più grandi, lunghezza d'onda più grande, e quindi bisogna riuscire a scoprire la variazione di distanza, ma su scale dei milioni di chilometri. Per questo è stato progettato questo esperimento, LISA o LISA, che sono dei satelliti che hanno lo stesso sistema interferometrico quello che si usa qua sulla Terra, ma lo si fa dallo spazio, però sono dei satelliti distanti milioni di chilometri. Anche qui tecnologia all'avanguardia. Dobbiamo renderci conto che non è, cioè uno pensa, no? Ma si spendono tanti soldi, no? Per andare su Marte invece di curare la fame del mondo, invece di spenderli per curare le malattie e così via, no? Uno dei motivi per cui si spendono soldi in questa maniera è che per arrivare ad avere le macchine, le sonde, i dispositivi, eccetera, che riescono a fare queste imprese, questo si raggiunge soltanto se si sviluppano delle cose, nuovi materiali, nuovi computer, nuovi chip. Perché poi possono essere utilizzati da tutti. 1 euro della missione Apollo ha fruttato 7 euro. I computer nascono da lì. I computer nascono dalla necessità di miniaturizzare tutti i componenti elettronici, perché ogni peso ovviamente implicava tanto carburante, tanta spesa e tanti soldi da mandare su. Quindi c'era una spinta formidabile a miniaturizzare tutto. Sono nati dei materiali, sono nati delle tute nuove, sono nate tante cose che adesso si usano.
non nel campo dell'astrofisico o delle missioni spaziali, ma dappertutto, compresa la medicina. Quindi dobbiamo pensare anche che la ricerca scientifica spinta, cioè quella che ha delle sfide tecnologiche molto avanti, non è che serve per andare su Marte e basta, serve a tutti. Poi, quello che conta è avere un sogno, Harari direbbe una narrazione comune che permette al contribuente di sborsare il suo euro, no? In modo contento, capito? In modo, guarda, anch'io sto partecipando, no? E quindi i governi, poi il Parlamento, eccetera, possono stanziare queste spese, no? Perché c'è un sogno, adesso il sogno è andare su Marte, no? Un sogno che fa presa sulla, direi quasi sull'istinto umano, no? L'uomo cosa fa? È sempre andato in giro, ma pensate a Cristoforo Colombo, voleva andare in Cina, sbagliando di brutto, scopre l'America, no? Pensate ai raccoglitori, cacciatori che sono andati in Australia 40.000 anni fa sulle canoe, capito? Ma se ne saranno morti tanti, no? Eppure ci sono andati. Quindi la spinta a conoscere, a scoprire, all'epoca dei posti nuovi, alla nostra epoca, anche noi, dei posti nuovi, è formidabile. E quindi è attraverso questi sogni, questi obiettivi che accomunano tante persone, intanto si finanzia la ricerca tutta, la tecnologia tutta, che poi si riversa in tutti gli aspetti della nostra vita. Vabbè, Io per aggiungere un questa tassello. parola di cozzo. No, no, hai fatto bene, è sempre molto importante ricordarlo. Ma anzi, ultimamente anche c'è un'iniziativa, speriamo venga sostenuta anche dal governo, il piano Amaldi, per un Certo. rilancio dei finanziamenti. E speriamo che il governo, insomma. Noi spendiamo l'1,3% del PIL, eh? La media europea è il Sì, 2,07. esatto. Il piano Amaldi cerca appunto di migliorare questa percentuale destinata alla ricerca. Io anche per aggiungere un tassello alla tua narrazione sul fatto che l'astrofisica italiana siano all'avanguardia, abbiano un'importanza a livello internazionale, volevo ricordare il coinvolgimento dell'Italia che è il primo contribuente anche in un altro grande progetto dedicato all'astronomia e all'astrofisica, ovvero quello dell'ERT, dell'European Southern Observatory, che verrà costruito nel deserto di Atacama in Cile. Sarà il più grande telescopio al mondo e che ci consentirà sicuramente di fare scoperte molto importanti. Proseguendo sempre, diciamo, per concludere anche, diciamo, la domanda che ti avevo fatto prima, considerando la tua esperienza nel settore, quali ti aspetti che siano le prossime scoperte nell'ambito dell'astrofisica? Dov'è che ci stiamo concentrando di più in questo momento? Ma direi che l'argomento, secondo me ce ne sono almeno due, perché vabbè, la fisica dei buchi neri e quello che si sta investendo nelle osservazioni dei prossimi buchi neri. Noi quest'anno aspettiamo la pubblicazione dell'immagine del nostro buco nero, quello del centro della Via Lattea, no? È sicuramente un campo di grande rilancio, anche se insomma, è cominciato 100 anni fa, nel 1915, insomma, no? Quindi alla pubblicazione della relatività generale. Però è stato un campo dormiente per almeno 50 anni dopo, è rivitalizzato soltanto dopo da appunto la scoperta dei buchi neri che nessuno si aspettava e pochi ci credevano. E quindi questo sicuramente è però bisogna distinguere anche tra gli avanzamenti teorici e gli avanzamenti appunto osservativi, eccetera. Io calcolo che ci siano almeno mezzo miliardo di buchi neri soltanto nella nostra Via Lattea. E il più vicino che abbiamo scoperto è distante 1.000 anni luce. Secondo me, il primo più vicino è ad una distanza di circa 40-50 anni luce. Penso che ci sia il conto anche nel libro, così per gioco ho fatto. E quindi sicuramente è un campo. Però c'è un altro campo importante, importantissimo da tutti i punti di vista, che è la ricerca di vita su altri pianeti. E anche lì siamo a un passo, secondo me, dallo scoprirlo. Dopo la scoperta della fosfina sull'atmosfera di Venere,
magari è dell'acqua sotto Cerere, che è un pianeta nano, e probabilmente qualche cosa di biologico si spera su Titano, che è un satellite di Saturno, che assomiglia un po' ad una terra primordiale, cioè pieno di metano, ci sono i fiumi di metano, i laghi di metano, e porteranno, secondo me, a delle scoperte importanti. Cioè, sapere che la vita non si è sviluppata solo sulla Terra, ma anche da altre parti, cambia la prospettiva generale di tutti. È una cosa importante per tutta l'umanità. E sapere che non siamo soli, anche questo, voglio dire, cambia profondamente quello che pensiamo di noi stessi. Quindi ha delle implicazioni filosofiche, non solo scientifiche, secondo me molto grandi e molto generali. E siamo sul punto. Dall'altra parte, poi vabbè, poi si continua, dette queste grandi cose, sembrano, le altre sembrano più piccoline, no? Si farà un grandissimo telescopio per i raggi X, che si sta costruendo, e anche lì sarà importante per spingersi ancora più lontano a vedere le prime cose, le prime stelle o i primi buchi neri in quel caso che si formano. Poi c'è il NJST, il nuovo telescopio spaziale, che guarderà in infrarosso. L'infrarosso è un tipo di luce che non risente tanto dell'assorbimento che c'è tra noi e il centro della galassia. Quindi, no, scoprirà delle cose fantastiche, non solo l'assorbimento nostro, ma l'assorbimento in altre galassie, eccetera, e riuscirà a vedere, senza i casini dovuti all'assorbimento nella luce visibile, le prime stelle, magari. Prime stelle si sono formate, 300-400 milioni dopo il Big Bang, cose così. E magari i primi buchi neri, le prime galassie. Cioè, sarà un'epoca, secondo me, la prossima per l'astronomia, delle primi oggetti, prime cose, le cose più antiche, le cose più distanti, le cose più... E paradossalmente sono le cose più giovani. Certo. Perché la luce che ci arriva ci ha messo 13 miliardi d'anni ad arrivare, quindi noi la vediamo come erano 13 miliardi di anni fa. Quindi vedremo, avremo una prospettiva, una concezione veramente del baby universo, insomma, dell'universo bambino, che è interessante perché vogliamo sapere come è cresciuto, no? Per un bambino i primi 4-5 anni sono più importanti, per l'universo i primi 400-500 milioni, 4-500 milioni di anni sono più importanti. Quindi penso Certo, prego, finisci. che saranno queste le cose interessanti. No, ti volevo chiedere, infatti, rimaniamo, è un piacere sentirti, scusami, adesso ti faccio altre domande, forse sono anche stupidi, ma è un piacere davvero sentirti. Rimanendo sempre su questo tema, osservazione dei buchi neri, mettiamola così, tu prima hai specificato, hai fatto molto bene a specificare la differenza tra avanzamenti nell'ambito osservativo e nell'ambito teorico. Le osservazioni di queste prime volte di cui parli ci aiuteranno anche ad avanzare in maniera consistente nell'ambito teorico, per esempio, unificando queste due maledette forze, queste due maledette teorie che ancora ci mancano da unificare, ovvero relatività e quantistica, quindi gravità e quantistica, secondo te? Allora, io penso che la gravità quantistica, Per fare luce anche sulla materia oscura, qualcuno dice che sicuramente diminuirà. non è alla portata nei prossimi 2-3 anni, no? Però, insomma, nei prossimi 20-30, cioè Hawking ha un po' aperto la strada, applicando un misto, delle semplificazioni, eccetera, ma è arrivato a dire, con questo suo primo approccio di usare la meccanica quantistica dentro la relatività generale, che i buchi neri non sono per sempre, che evaporano, capito? Che l'effetto quantistico applicato ai buchi neri rende i buchi neri anche loro dei comuni mortali, mentre prima si pensava che fossero eterni, che niente potesse scalfirli, eccetera. Invece no, invece anche loro evolvono, perdendo energia e quindi massa. La fisica teorica da quei tempi lì però si sta facendo un gran dibattito, un grande sforzo per capire una cosa un po' difficilotta, che anch'io non è che capisco tanto bene, che è il problema dell'informazione. In fisica l'informazione si conserva. In fisica il principio di conservazione dell'informazione sembra essere più importante ancora nella conservazione della massa energia. Cioè,
la nozione di dove sono tutte le particelle, della loro velocità e di tutte le informazioni che loro portano, non si perde. Questo per un vecchietto come me sembra paradossale perché io non mi ricordo i nomi delle cose, cioè la memoria degenera, no? Però, a parte gli scherzi, se io fosse capace di ritrovare tutti i pezzettini e le energie delle mie sinapsi, dei neuroni, eccetera, ricostruirei l'intera informazione. Quello che succede è che è sempre più difficile trovarla, si nasconde, si dissipa, no? Ma non che si perde. E questo punto forse è un po' paradossale, un po' ridicolo, eccetera. E questo ha portato a delle idee pazzesche. C'è un nuovo guru adesso della meccanica quantistica, della fisica teorica, che si chiama Maldacena, è un argentino, credo, che lui ha detto una cosa che sembra fantascientifica. Noi siamo abituati a pensare a non so, a una stanza, più grande una stanza, e più roba posso incamerare dentro questa stanza, no? Più informazione posso immagazzinare. Solo che man mano che aumento la roba che metto dentro questa stanza, la stanza diventa più pesante, no? Più densa. A un certo punto diventa un buco nero. Però l'informazione, lui dice, non è persa. Non è persa dentro il buco nero ed è irraggiungibile per noi fuori, no? L'informazione si distribuisce lungo la superficie dell'orizzonte degli eventi, come fosse un ologramma. L'ologramma è quella cosa, no? Che se è illuminato da un laser ricostruisce un'immagine e noi possiamo girare intorno e vedere il dietro della persona, no? È una fotografia a 3 dimensioni. Io penso che queste siano cose al limite della comprensione, ma molto molto belle. Molto molto profonde e lì si andrà avanti. Ora, come al solito, questo servirà ad una comprensione o andrà verso una maledetta strada in cui la fisica diventa sempre più astratta e sempre meno comprensibile? E beh, quello sta a noi. Io penso che noi siamo limitati, quindi facciamo fatica. Facciamo fatica anche però a renderla facile una cosa, anche quando la capiamo bene, capito? Però no, no, io penso, sono fermamente convinto che non bisogna smettere di provarci, no? Adesso la relatività ristretta si insegna al liceo, quinta liceo fanno delle lezioni sulla relatività ristretta, che era impensabile 50 anni fa, no? E ci Quando è uscita sono. si diceva che solo due persone capissero. E poi sì, gli chiedevano, no? Ma quali? E Eddington rispondeva: ma chi è il terzo? Perché solo lui è Einstein, no? Vabbè. Quindi, insomma, non, anche la relatività generale, ci saranno dei modi per spiegarla, per renderla intuitiva o abituarci un po' alle idee strane, bizzarre, eccetera. Meccanica quantistica, ci Sarà saranno dei modi. modo, sarà difficile, ma ci sarà modo. Penso che però i grandi avanzamenti passeranno molto da lì, perché con la teoria delle stringhe, se ha avuto un merito, è di dire, beh, le cose astratte che dopo non puoi provare, che te frega? Che te frega questo immenso investimento nella teoria delle stringhe se non puoi progettare neanche un esperimento, no? Non rientra nella scienza. Niente contro, io, non ho, io penso che l'idea iniziale della teoria delle stringhe è fantastica. Sostituire un punto con un elastichino che vibra è geniale ed è anche molto semplice l'inizio. Difficile da provare, anzi fosse impossibile, ma impossibile non c'è niente per la scienza, quindi Esatto. speriamo che in Quindi, futuro. e poi ci sarà un grosso cambiamento, secondo me, dovuto alla immensa capacità di calcolo dovuta alle macchine, ai computer. Noi siamo sulla svolta, nel ginocchio dell'esponenziale. Quindi non possiamo tanto prevedere quello che succederà tra 20 anni, ma io penso che se continua così, e la legge di Moore che dice che le capacità di una macchina raddoppiano ogni 20 mesi, credo 18 mesi, quello che è, e beh, se continua così, e magari continuerà così con i computer quantistici, eccetera, Forniranno la grossa mano anche. sì, anche questo è ambivalente. Faccio un esempio strano.
Si fanno delle simulazioni usando i computer più grandi del mondo per sapere l'evoluzione dell'universo, delle particelle dell'universo, la materia oscura, della cosa. Dopodiché, le idee nuove, no? I modelli che uno pensa nella sua testa, eccetera, non vengono più testati contro le osservazioni, ma si comincia a testarli contro la simulazione che un computer ha fatto. Questo è un po' inquietante, eh? Un po' inquietante, ma questo è il futuro, eh? Sarà inquietante, sì, però è ineluttabile, secondo me. È una strada che abbiamo preso che sarà difficile da fermare. Va bene, detto questo, riprendendo la tua domanda, mi stavo dimenticando che massa oscura e energia oscura sono lì per essere capite, eh. Certo. E pensi che i buchi neri, qualcuno adesso sostiene che appunto i buchi neri primordiali siano davvero i responsabili di questa Sì, materia strana? l'hanno detto, ma dopo i lavori subito successivi hanno cominciato a escludere questo intervallo di masse, no, quest'altro intervallo di masse, no, ed è rimasto poca roba, no? Possibile. Quindi chi lo sa, chi lo sa. Fluttuazioni quantistiche che provocano bambini buchi neri, no? Che Diciamo cosa? Non ho le capito. fluttuazioni quantistiche. Mini buchi neri, se non ricordo Sì, male, quella no, massa, è certo, rimasta quella no. massa lì. No, uno può pensare che all'inizio dei tempi, durante il Big Bang, c'è un altro canale per la formazione dei buchi neri, che non è la contrazione del nucleo di una stella. Lì le stelle non c'erano, ma c'era un sacco di pressione in giro, c'era un sacco magari di disomogeneità, di densità, eccetera. Quindi è un periodo fertile per fare cose strane, no? E di ogni dimensione, di ogni dimensione. Solo che quelli piccoli piccoli sono già evaporati. Però tanto piccoli, eh? La dimensione di un protoncino, che contiene una massa come tutto l'Everest. Quindi sono cose bizzarre. Però io penso che, insomma, adesso stanno costruendo un satellite apposta, non tanto per scoprire che cosa è l'energia oscura, ma come si comporta ad ogni tempo. Quindi adesso noi sappiamo che è così, ma 3 miliardi di anni fa com'era, no? E questo è un aiuto molto grande per tentare di scoprire, attraverso le caratteristiche che deve avere, scoprire che cosa sia, insomma, no? Massa oscura. Adesso in giugno c'è stato un lavoro che ha fatto un sacco di interesse, anche questo italiano, di un esperimento sotto il Gran Sasso, che si chiama Xenon 1T, che ha rilevato uno strano eccesso. Ha rilevato una primissima, anche se molto controversa e non sicura, firma di un possibile candidato per la materia oscura, di una particella nuova, si chiama assione, attraverso un eccesso di radiazione, un keV e così via. Ma sono stati bravissimi, questi, non hanno fatto nessuna claim, tengo a dire nessuna roboante affermazione. Affermazione. Sono stati molto prudenti, perché ci sono altri modi che possono interpretare questo segnale, questa cosa, però questo indica che, insomma, siamo vicini, no? Se cominciamo ad avere dei Speriamo. candidati, se cominciamo ad avere delle cose, vuol dire che non siamo proprio, no, nel buio dell'oscuro. No? Speriamo, speriamo. Tra parentesi, il 31 ottobre si festeggia, l'ho ricordato anche ieri, Dark Matter Day, speriamo magari, in Dai. quell'occasione ci sia una bella scoperta. Gabriele, io ti fermo perché altrimenti anticipiamo tutti i contenuti di questo libro, poi non posso dire a invitare chi ci sta seguendo di andarlo a comprare. Comunque, tutto questo e molto altro è contenuto qui dentro, il libro, vi ripeto, Astrofisica per Curiosi, Breve Storia dell'Universo di Gabriele Ghiselini. Edito a Microscopi Oepli, Sì. collana a Microscopi di Oepli, pubblicato nel 2019. Io, se non ti dispiace, lascerei un po' di spazio per le domande da pubblico, se ci Prego, sì, sono. certo. Mori, ci dai una mano? Ci sono delle domande da pubblico? Ai nostri No, purtroppo telespettatori. no. Io l'ho seguita la diretta, ma domande non ce ne sono, insomma, anche perché, insomma, gli argomenti sono così. Così complessi che è anche difficile, insomma, adesso per il pubblico argomentare. Però no, non ne ho questa volta. Va bene, comunque Gabriele è stato davvero chiaro, secondo me, anche nonostante la complessità degli argomenti, Certo.
Lo torno a ringraziare davvero tantissimo per essere stato con noi. Speriamo di poterlo avere, di poterti avere ospite anche il prossimo anno, magari in presenza, Morisella. Speriamo. Magari sì, no, magari Sperando che. vediamo. Insomma, prossimo anno speriamo di avere il libro nuovo, eh. Ah, beh, certo. Che Ah, dovrebbe uscire a beh, metà dell'anno prossimo, quindi. Speriamo, vero, vero. speriamo, allora. No, quest'anno boh, non lo so, l'anno prossimo è tutto È un tutto un dire. fuoco, Quest'anno è stato, speriamo già che finisca. quest'anno siamo passati da maggio a ottobre, quindi sì, volentieri, insomma, se possiamo, molto volentieri. Comunque io davvero vi ringrazio entrambi, siete stati davvero anche voi spettacolari, non, abbiamo avuto una serie di ospiti, uno più disponibile dell'altro, uno più paziente nell'altro, anche nell'aspettare la nostra organizzazione. Io colgo l'occasione anche per ringraziare il pubblico a casa che ci ha seguito, nonostante 5 giorni intensi, tutti i pomeriggi, tutte le sere, insomma, in continuazione, di nuovo. L'Unicam, di nuovo, insomma, tutti gli enti che ci hanno patrocinato in questo momento, li leggo così non mi perdo nessuno: l'INAF, l'Unione Astronomica Internazionale, la Hmong Village Association, Center for the Near Spheres, il Comune di Camerino, l'Ambasciata Americana, l'Italian Institute for the Future, il Disputer. Me ne manca uno, è il DTA, il Distretto Tecnologico Pugliese, Spaziale Pugliese. E questo lo volevo dire, insomma, visto che è l'ultimo argomento, però vai Matteo, lascio la parola a te, così saluti. Ma io che devo dire? Più che ringraziare ancora una volta Gabriele, mi permetterà Gabriele anche di ringraziare, se magari ci stanno ascoltando, tutti gli altri nostri ospiti che sono stati con noi e che hanno animato questo bellissimo spazio, che spero di non di essere di peccare di falsa modestia, ma è venuto fuori come un bello momento di approfondimento di temi anche abbastanza difficili e complicati come oggi abbiamo potuto ascoltare da Gabriele. Quindi io sono molto contento, spero che lo siate anche voi. Andatevi a rivedere anche i conti, questo incontro in particolare. Io ringrazio ancora Morisella perché 3 anni che mi coinvolge e sono contentissimo per questo Sì, quest'anno è il incontro. terzo anno che sei con noi. È già da sempre in pratica, possiamo dire. Sono molto Quest'anno ti abbiamo contento. preso proprio a metà del matrimonio, insomma, un Eh disastro. già, 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 già. Nel frattempo sono riuscito anche a sposarmi, nonostante la pandemia. Esatto. Niente, cosa dire, davvero, sono davvero molto contento, speriamo di vederci, di vedervi il prossimo anno e di continuare questa bella avventura nelle Marche. Fingers crossed. Sì, come no, noi quest'anno, Allora, sì, hai ragione. l'anno prossimo è tutto da dire, ma adesso Galastica è itinerante, quindi ogni anno ha un format diverso, ha un'ospitalità diversa, ha collaborazioni diverse, quindi per il prossimo anno vedremo. Comunque, domani ancora vi aspettiamo dalla parte questa sera, insomma, facciamo le osservazioni con il gruppo astrofili di Grab Nebula all'Osservatorio Astronomico di Montedaria, vicino Tolentino, e poi domani la grande chiusura con Luca Perri e i ragazzi di Lercio per parlare un po' in maniera simpatica in presenza, per parlare un po' di astrobufale. Siamo in presenza a Camerino, nell'anfiteatro all'aperto, fa un po' freddo, dico la verità, su, quindi vestitevi perché Camerino non è proprio fronte mare, e quindi per chi ci sarà, e poi chiusura con il rettore e, se posso permettermi, con una lettura bella di una poesia di Rebecca Elson, tradotta in italiano da un collega non mio, insomma, ma dell'INAF, che è Michele Bellazzini. Esatto, che è dell'INAF di Bologna. Ok, di nuovo saluti, buona cena e Grazie mille. alla prossima. Grazie a Buona tutti. serata. Grazie.